Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, rapidamente per salutare Ali Abu Shuaima, dove sei? Cioè, dalla moschea di Segrate alle 13 inizierà la preghiera. Prego. No, volevo dire, sarò anche uno che non sa bene l'italiano, però loro non fanno questi ospiti onore alla lingua italiana di dire solo le bugie. Tutto quello che ho sentito da quello che hanno detto, una bugia dentro l'altra, è una anche falsità, di menzogne, di tutto quello che ha detto, dalla A alla Z di quello che ha detto, è bugia. Tutte bugie. Me ne dica una. Vedi, Israele non accetta le soluzioni del... Mi senta prima. Non accetta nessuna soluzione dell'ONU e nessuno parlamenti, soltanto il segretario generale dell'ONU, perché ha detto dobbiamo vedere la storia da 50 anni, l'hanno detto che deve dimettere. E questo non è giustizia, e questo non è che uno chiede la pace, non è uno che vuole convivere con gli altri, ma vuole distruggere gli altri. La Israele vuole distruggere tutti i palestinesi, vuole renderli come schiavi, non ha dato nessun diritto a nessun palestinese. Abu Mazen ha fatto compromessi enormi per Israele, ma lo stesso calpestano ogni giorno, e quello che dice e quello che fa, non può uscire nemmeno da Ramallah se non con il permesso di Israele. Senta, prima di salutare Ali Abu Shuaima, secondo te, dalle informazioni che hai, rispondimi molto sinceramente, in questo momento Abu Mazen, adesso ti ho fatto vedere, caro Ali Abu Shuaima, le immagini in diretta da Ramallah, la manifestazione del venerdì, ti voglio chiedere una cosa specifica però, perché siamo amici, ci conosciamo da 20 anni. Oggi Abu Mazen in che condizione è? È in grado di governare almeno la Cisgiordania, secondo te, Ali Abu Shuaima? Dimmi questo e poi ti saluto. No, sa perché? Sa perché? Perché lui ha fatto tutto quello che vuole Israele, ma Israele non l'ha accettato. E quindi la popolazione gli dice, tu hai fallito con quello che volevi fare con Israele, perché Israele non ti dà nemmeno una briciola di quello che chiedi. Ho capito, chiaro, mi sembra che la tua posizione l'hai raccontata ed espressa bene. Grazie, ti lasciamo alla preghiera augurandoci che sia tale, e grazie.